Ciao a tutti, oggi andremo a parlare di gestione complessa dei motori, per cui parleremo di RPM e gestione dei radiatori. Utilizzeremo un Henkel 111 e analizzeremo la fase di decollo, di salita, di crociera e infine la fase appena prima dell'atterraggio. Prima di cominciare la nostra missione andiamo a settare il nostro aereo. Per rendere il tutto un po' più complicato gli aggiungiamo un po' di peso caricando due bombe da 1800 kg e le due torrette aggiuntive, quindi come vedete dalle specifiche sto aggiungendo della massa al mio aereo piuttosto importante. Sarebbe praticamente impossibile, configurato in questo modo, riuscire a far decollare l'aereo, i motori non hanno abbastanza potenza e la pista probabilmente non sarà abbastanza lunga. Per fare questo andiamo a ridurre la quantità di carburante, anche perché tutto questo carburante qua non ci serve, non esistono praticamente missioni in cui così lunghe da richiedere un tale quantitativo di carburante. Possiamo tenere conto che un motore consuma circa 400 litri per ora di volo, per cui in questo caso abbiamo un bimotore. Se volessimo affrontare una missione di un'oretta, 800 litri, quindi il 20% di carburante, dovrebbero essere sufficienti, tenendo conto che possiamo essere colpiti, quindi possiamo magari avere una perdita da un serbatoio o può esserci un imprevisto e siamo costretti a stare in aria un pochettino di più, possiamo portarci una quota di carburante di scorta, diciamo, ma già il 35% è più che sufficiente per affrontare un'ora di volo. Ok, siamo pronti, possiamo partire. Eccoci qua, siamo in pista con i motori accesi e siamo pronti per il decollo. Prima di procedere andiamo a parlare di temperatura dell'acqua e temperatura dell'olio. Sono praticamente i due sistemi di raffreddamento del mio motore ed è bene mantenerli sempre entro i valori ottimali. In particolare per l'Henkel 111 sono di 80 gradi per l'acqua e 90 gradi per l'olio. Questi valori li posso leggere sulla mia strumentazione qua in alto a destra. I due cerchietti rossi indicano la temperatura dell'olio appena sotto i 90 gradi, i due cerchietti verdi indicano la temperatura dell'acqua sui 70 gradi, per cui sono valori che possono andare bene per il momento. Nel momento in cui andremo ad aumentare la potenza richiesta ai nostri motori, queste due temperature tenderanno a salire perché aumenta il calore prodotto dai miei motori. Per mantenerle stabili dentro i valori ottimali, dovremo andare a utilizzare i radiatori, quindi dovremo aprire o chiudere il radiatore dell'olio. È uguale aprire o chiudere il radiatore dell'acqua. Perché aprire o chiudere? Se lo apro aumenta il flusso di aria che entra all'interno del mio motore e quindi faccio diminuire la temperatura di acqua di olio, se lo chiudo viceversa la temperatura aumenterà. È bene mantenere sempre la temperatura nei valori ottimali. Se la temperatura sale troppo rischio di andare a rompere il mio motore e di danneggiarlo, se invece si abbassa eccessivamente rischio di farlo praticamente congelare, quindi poi il mio motore non funzionerà correttamente. Un altro problema dei radiatori, per non lasciarli troppo aperti, ma sempre regolarli al meglio, è che creano un attrito del mio aereo, per cui diminuiscono la mia velocità. Quindi in un combattimento aereo dove la velocità è importantissima, è bene evitare di lasciare i radiatori troppo aperti, perché così sprecherei della velocità inutilmente. Benissimo, siamo pronti. Prima di partire andiamo a settare gli RPM, che come abbiamo già visto è praticamente l'inclinazione delle eliche del mio motore. Andiamo a settarle al 100% perché abbiamo bisogno della massima spinta. Non potremo tenere questo valore troppo a lungo, altrimenti andremo a danneggiare il motore. Cambia un pochettino da aereo a aereo, solitamente si tratta, varia da 1 ai 3 minuti la potenza, la durata del motore con l'RPM al 100%. Quindi dovremmo andare subito dopo il decollo, dovremmo andare a risistemare l'RPM sul valore corretto. Bene, è tutto pronto, andiamo ad aprire completamente i radiatori prima di effettuare il decollo, 100% acqua e 100% olio. Benissimo. Siamo pronti, prima di decollare tengo premuti i freni e inizio piano piano a dare manetta. Questo per fare in modo che i miei motori siano già alla massima potenza e non spreco praticamente pista per accelerare, ma parto già con i motori quasi al massimo, quindi li posso portare fino a che l'aereo sta fermo.
Io posso aumentare. Adesso comincia un pochettino a muoversi, lascio i freni, do il 100% e inizio a tenere d'occhio l'indicatore di velocità. Intanto tengo allineato l'aereo con l'uso del timone, dei freni. Ok, quando sono a 100 km/h, quindi adesso abbasso un pochettino il muso, faccio staccare il ruotino di coda, prendo ancora più velocità. Sono pronto a impostare un 20-25% di flap. Ricordiamo che abbiamo due bombe da 1800 kg, quindi l'aereo è molto pesante in questo momento, sta facendo molta fatica. Flap ora e dolcemente procedo al decollo. Via subito il carrello e vado a ridurre manetta e RPM. Manetta 90%, RPM 87%. Come vedete sono passato in combat mode, per cui questa impostazione la posso tenere tranquillamente fino al raggiungimento dei 4000 metri. Come potete vedere, sto continuando a salire, la mia temperatura nel frattempo è salita quasi a 100 gradi. Devo stare attento perché inizia a essere una temperatura abbastanza critica, per cui può essere una buona idea livellare un attimino l'aereo. Lasciare respirare un attimo i motori, quindi diminuisco la potenza richiesta e aspetto qualche minuto che la temperatura si abbassi. Una volta raggiunta la nostra quota di crociera, adesso sto volando a 2000 metri, che è bassa, però semplicemente per fare un esempio, posso andare a ridurre i miei motori per evitare di sforzarli inutilmente e quindi li porto entrambi in continuous. Benissimo. E andare ad aggiustare i radiatori per avere le temperature ottimali. L'acqua è sui 90 gradi, quindi va lasciato ancora un pochettino aperto. Per farlo raffreddare, la temperatura dell'olio è sui 90 gradi, che è la temperatura ottimale. Quindi per ora posso lasciare le impostazioni così. Una volta che le mie temperature sono scese, posso andare a chiudere un pochettino i radiatori. Quindi in questo caso ho 70 gradi di acqua e 80 di olio. Posso chiuderli di un 25%. Benissimo. E andrò poi nel corso del volo, ogni tanto continuerò a dare un'occhiata alle temperature per controllare che siano nei valori corretti. Piano piano andremo a perdere quota per avvicinarci poi al nostro aeroporto. In questo momento lo sforzo che stiamo chiedendo ai motori è inferiore rispetto a prima, per cui come vedete le temperature stanno iniziando ad abbassarsi. Se fosse d'inverno, con l'aria più fredda, oppure se fosse più alto come quota, si abbasserebbero anche molto più velocemente. Quindi a questo punto posso andare anche a chiudere completamente o quasi i miei radiatori, sempre ricordandomi di controllare le temperature. Eccoci qua, siamo in vista del nostro aeroporto. Possiamo procedere a iniziare la fase di atterraggio, ricordandoci sempre che abbiamo i radiatori tutti chiusi dalla picchiata precedente. Per cui, nel momento in cui avessimo bisogno di ridare motore, magari perché abbiamo fallito il primo tentativo di atterraggio e dobbiamo fare un altro passaggio, dobbiamo ricordarci di dare un occhio alle temperature e per mantenerle sempre dentro ai valori desiderati.